Ciao, oggi vi voglio proporre una recensione. Ho scelto un titolo di cui avevo accennato nel video precedente, un seinen molto particolare, ancora in corso, edito dalla Planeta De Agostini, e sto parlando di Gaku di Shinichi Ishizuka. Gaku è un titolo un po' particolare che secondo me merita di essere un po' pubblicizzato perché è veramente bello e di cui vi cercherò di parlarvi nel miglior modo possibile. Comunque, adesso vi mando la scheda informativa che ho fatto. Questa è la scheda con le caratteristiche della pubblicazione in Italia e stavolta ho fatto anche la scheda con le caratteristiche della pubblicazione in Giappone, quindi in madrepatria. Gaku, è una serie attualmente in corso sia in Giappone, di cui sono usciti 10 numeri, sia in Italia, di cui però sono usciti solo due numeri, che sono questo il primo che vi ho già fatto vedere. E questo qui, il secondo. La periodicità sarebbe mensile perché è uscito un numero a luglio, un numero ad agosto. Sull'interno del volume c'è scritto mensile. Peccato che nelle uscite di settembre non sia previsto. Quindi probabilmente ci dovremmo aspettare un misto di periodicità mensile o bimestrale. Lo scopriremo solo vivendo. In Giappone invece la serie è in prosecuzione dove ha vinto anche due prestigiosi premi comunque, quindi è una serie che già si capisce che merita. La rivista su cui è pubblicato in originale è la stessa dove sono stati pubblicati Monster e Pluto e dove è stato pubblicato anche Jinbe di Mitsuru Adachi. È un seinen molto particolare, ambientato sulle Alpi giapponesi, così chiamate perché sono dei rilievi montuosi che somigliano molto alle Alpi italiane. Il protagonista è questo qui, Sanpo Shimasaki, che è un volontario del soccorso alpino. Quindi è incaricato comunque di salvare, di ritrovare le persone disperse in montagna. In questo è coadiuvato da alcuni colleghi, un altro amico scalatore, Zack, americano, e in più due colleghi invece giapponesi che lavorano, diciamo, nella stazione di polizia che si trova in città. Le premesse potrebbero non sembrare magari delle più interessanti, però in realtà è il come è narrata la storia e il come è strutturata, che lo rende veramente, secondo me, un titolo interessantissimo. Infatti, la storia è strutturata in episodi, in cui in ogni episodio troviamo una persona, un gruppo di persone che si trovano disperse in montagna per vari motivi. Infatti, in ogni storia viene analizzato un po' il background, la situazione che ha portato la persona ad arrivare nella montagna, che sia per sfidare i propri limiti, per ammirare il paesaggio, per una gita con la scuola. Quindi troviamo varie situazioni e varie tipologie di persone che a volte per pura casualità, a volte per avventatezza, si ritrovano poi bloccate sulla montagna, che può essere tanto bella quanto pericolosa se non vengono adottate comunque le giuste misure di sicurezza o se comunque ci si trova in situazioni che purtroppo non lasciano scampo. E qui entrano in gioco Sampo e i suoi colleghi. Detta così può continuare a sembrare banale, perché uno può dire a me di montagna non interessa. Che ci faccio con questo manga? In realtà il tutto è narrato con estrema naturalezza e sensibilità. Ogni storia può essere estremamente vera, voglio dire, non è detto che ogni salvataggio vada a buon fine, ogni recupero vada a buon fine. Ma tutto è narrato veramente d'autore, che è esso stesso un appassionato scalatore, quindi ne parla tra un capitolo e l'altro, per esempio, mostra le montagne che lui ama, che ha scalato, eccetera. Quindi comunque c'è una solida base su cui il manga viene realizzato. Quindi, come dicevo, il tutto è narrato con naturalezza, il lettore viene proprio trasportato all'interno della storia, che diventa quindi apprezzabile da chiunque, chi non conosce la montagna, chi non l'ama, chi non conosce le scalate. Per esempio, nella mia personale esperienza, io amo molto le Alpi, perché ci vado sempre in vacanza d'estate, però di solito io vado per sentieri facili, insomma, non sapevo e non so assolutamente niente di scalate. Invece questo manga mi ha completamente rapito, cioè l'ho preso solo perché leggendo un po' in giro avevo visto un manga sulla montagna, ho fatto una cosa particolare, proviamola. E mi sono ritrovata assolutamente rapita perché nelle storie non c'è nessuna retorica, nessun buonismo, ma non c'è neanche una drammaticità esasperata, voglio dire, non c'è il sensazionalismo a tutti i costi o cose del genere. È veramente equilibrato, avvincente, reale. Secondo me vale assolutamente la pena, la qualità delle storie è notevole. Come accennavo nel mio video precedente, le copertine sono un po' brutte, cioè diciamocelo seriamente, così mi devo spostare di qua, ok,
non rendono minimamente l'idea dei disegni che ci sono dentro, perché la 1 è disegnata proprio male, secondo me, la copertina, cioè lui. La montagna è disegnata bene, ma lui è disegnato malissimo. Questa, tu vedi questo tizio con gli occhi un po' così, dici, ma che è? Invece dentro i disegni sono molto migliori, prendiamo questo, cioè dà dei paesaggi, delle Alpi che sono veramente belli. Ora voglio vedere, va bene, provo un po' ad aprire per farvi capire un po' i disegni. Sono molto belli, molto curati, soprattutto negli sfondi, perché è comunque un manga in cui la natura ha veramente un'importanza incredibile. Io credo, se non ricordo male, l'inizio del capitolo 5, per esempio, aveva un bel paesaggio. Eccolo qua, per esempio, per prendere un'idea. Eccolo qui. Comunque, i disegni sono molto buoni, molto curati, secondo me, e le copertine non rendono, quindi non giudicatelo dalle copertine se ce la fate. E non ho detto prima che comunque in ogni storia, per quanto disperata possa essere, c'è sempre un messaggio di speranza, un messaggio di amore per la montagna e per la natura. È veramente bello. L'edizione è l'edizione Planeta De Agostini con sopra coperta. Eccola qui. Il formato comunque è un po' quello uguale a Team Indigo Dragon, per chi ce l'ha presente, con la stessa consistenza della copertina e lo stesso formato. Purtroppo è un titolo di nicchia, perché insomma, un manga sulla montagna probabilmente non attirerà tutti. E infatti il prezzo è di 6,95 euro. È un prezzo un pochino alto, non alla portata di tutti. Però secondo me ne vale la pena, ne vale veramente la pena. È una bellissima storia. Potete provare il numero 1, che comunque poi rimane abbastanza costante nei contenuti rispetto al numero 2. Quindi se non vi piace l'1, questo manga non fa per voi, decisamente. E il prezzo è un po' alto, però se pensate che per esempio la Planet Manga vi propone Pluto a 7,50 euro, un'edizione che è qualitativamente più scarsa rispetto a questa, perché la carta lì in Pluto per esempio è quasi trasparente nel numero 1. Insomma, secondo me sono soldi ben spesi, considerando che sono usciti solo due numeri. Sembrava mensile, ma a settembre non esce, già per dire, quindi comunque potrebbe essere una spesa dilazionata nel tempo, in realtà. Quindi, secondo me, vale assolutamente la pena prenderlo. Allora, quindi concludendo, Gaku della Planeta De Agostini, ne sono usciti finora due numeri, 6,95 l'uno. E secondo me è un manga che vale la pena provare. Infatti, lo consiglio caldamente. Ho deciso di fare una recensione così presto, nonostante sotto magari non vorrei, però ho deciso di farla perché secondo me merita un po' di visibilità in più rispetto a quella che magari potrebbe avere, anche perché le copertine non sono per niente invoglianti. Però secondo me va provato, anche per da chi non ama la montagna, da chi vuole leggere storie belle, appassionanti, reali. Veramente, veramente consigliatissimo. Se volete sfogliarlo in fumetteria, questo è importante, perché i manga della Planeta sono incelofanati. Però di solito in tutte le fumetterie ci deve essere una copia da consultazione, quindi magari chiedete al gestore della fumetteria, insomma, magari di farvi visionare un numero, così potete un pochino rendervi conto di quello che ho cercato di comunicarvi. Quindi con questo ho concluso, ci vediamo alla prossima e ciao! Shinichi Ishizuka. È un se... Ridagli sto schiocco pazzesco, lo odio. Non lo faccio apposta. Nel miglior modo possibile. Comunque adesso vi mando le schede, la scheda... E questo è coadiuvato da vari colleghi. Questo è il mio cellulare. Tutun tutun tutun. Ora vado a rispondere, lo taglierò. Oggi proprio non va, mi incarto da morire. È uguale a quella di Team Medical Dragon, proprio nel formato, nella... Come si dice? La mia parola. Ma nello spessore della copertina. Nella consistenza, sicuramente devo dire qualcos'altro, mi sto scordando. Ho finito, con tutte queste papere che ho fatto.